Il 12 maggio il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio. I cardini della legge sono il piano alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, lo sblocco dei fondi europei, il riordino dei conti con il pagamento dei debiti pregressi. In chiusura del dibattito sul bilancio sono stati approvati 25 atti di indirizzo, sia di maggioranza che di opposizione. Gli impegni riguardano molti settori, quali il diritto allo studio, la tutela della salute, le politiche sociali, l'artigianato e la promozione delle piccole e medie imprese. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalle istituzioni regionali e cittadine, ha inaugurato la 28ª edizione del Salone del Libro. Anche quest'anno il Consiglio regionale è presente con uno stand e un ricco programma di eventi. Premiati a Palazzo Lascrisi 128 studenti vincitori del progetto di storia contemporanea. Alla 34ª edizione, promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Ufficio Scolastico Regionale, hanno aderito 51 scuole in tutta la regione. Un workshop legislativo su tre temi: pubblica amministrazione, sviluppo e finanza, per scrivere insieme dal basso la nuova legge regionale sulle start-up. Lo ha organizzato la Consulta Giovani a Palazzo Lascaris con il supporto della Commissione Attività Produttive. C'erano anche 120 studenti piemontesi all'Expo di Milano tra i giovani che hanno partecipato alla Festa dell'Europa, nel giorno in cui si ricorda la dichiarazione Schuman del 1950. È il primo gruppo dei vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei della Consulta regionale. Si aprono le porte dei consigli di amministrazione alle donne? Questo è il titolo del convegno che si è svolto a Palazzo Lascaris con oltre 200 partecipanti per presentare i dati sulla presenza delle donne nelle funzioni apicali di enti e aziende. Tra le 4.000 biblioteche pubbliche italiane e straniere aderenti al Media Library Online, prima rete in Italia dedicata al prestito digitale, da oggi c'è anche quella della Regione Piemonte. Per utilizzare il servizio, inviare una mail a biblioteca@cr.piemonte.it.